Sono tutti giunti in questo nuovo video. Ho preso schiaffi la mia foca. Allora, non ho nulla in testa né tiare né fiori perché devo provare delle cuffie con voi. Allora, questo video ovviamente è stato praticamente, come si può dire, ispirato a un nuovo ragazzo che praticamente ho conosciuto, che fa lo youtuber, che si chiama TecnoGigi. Lo saluto. Vi lascio sotto il suo video della recensione delle cuffie che ha fatto anche lui e come fare una specie di sponsorizzazione globale sulle cuffie Bluetooth. Ognuno di noi recensirà delle cuffie Bluetooth. Se avete delle cuffie Bluetooth, recensitele e mettete sotto la persona che le recensite. Fate quello che volete. Insomma, questo è il nesso. Allora, la TecnoGigi ha recensito le sue cuffie che costano 40 euro. Vi recensirò le mie, che le ho pagate 17,50 euro, per farvi vedere la differenza. Anche nel fatto della recensione stessa. Ovviamente io non sono un'esperta in tecnologia, non sono una che lavora da Media World, né una persona che lavora a Euronics. Sono una ragazza normale che mi piacciono le cuffie Bluetooth. Perché le cuffie normali mi si aggrumigliano sempre, quindi ho trovato scontato non con i saldi, erano già scontate prima, infatti le ho comprate a dicembre. E questa è la scatolina. Allora, praticamente vi spiego brevemente le cuffie. Sono dentro questa cosina qua, molto pratiche. Allora, hanno questo bellissimo pulsantino che se voi lo schiacciate diventa blu. Vi segnala che le cuffie sono cariche. Quando diventa rosso sono scariche, è molto facile. Praticamente le cuffie sono appunto blu tutte. E vengono messe qua dentro. Questa slot, questo contenitore, serve per ricaricarle, anche se non sono in carica. Ovvero, mi spiego meglio. Voi mettete le cuffie, questa è la destra, perché oh, una si illuminano. Se non si illuminano non è una cosa positiva, ve lo dico perché poi la gente non lo sa. Bisogna dire tutto. Sono semplicemente delle cuffie normalissime, non sono waterproof purtroppo. So che adesso esistono anche le cuffie waterproof, quelle resistenti all'acqua, non so che senso abbiano, perché per me le cuffie devono avere due cose: sentirsi bene e farsi sentire bene, nel senso di sentire bene la musica, sentire bene la persona che parla e l'audio che sia buono. Fine. Poi sì, che siano resistenti all'acqua non mi sembra nulla, io non ho i capelli bagnati. Porto il cappello, porto l'ombrello, quindi che siano waterproof non me ne frega nulla. Ora, continueranno a illuminarsi perché non le ho collegate al telefonino, ovviamente. Si possono collegare al telefonino, io le collego anche al computer. E purtroppo c'era scritto sulla scatola che erano anche per le console, ma non è vero. In quanto alla mia PSP non riesco ancora a collegarle, però sinceramente per 17,50 euro questa è una pecca che sinceramente ci può stare. Anche perché sinceramente preferisco avere le cuffie normali quando gioco alla Play, perché se mi muovo potrebbe capitare che le lancio. Anche se comunque stanno. Questa è la prova che come detesto. Allora, diciamo che come capacità le posso anche levare perché tanto non si sporcano. E un'altra attenzione: se le cuffie hanno i gommini, cuffie o qualcosa, non vanno buttatele. I gommini di scorta servono se casomai si staccano. Perché molti non lo sanno, ma i gommini, questa qua non ha i gommini ovviamente. Molte cuffie hanno i gommini, basta pulirle i gommini con una salviettina. Ovviamente togliete il gommino dalla cuffietta e pulite il gommino. Non dovete buttare le cuffie se sono sporche, i gommini. Basta pulirli. Magari molti non lo sanno, ma è una cazzata. Basta pulirli. Come fanno altre persone, i gommini di scorta servono casomai diciamo, il gommino si stacca, lo perdete, cade per terra o da qualche altra parte. Infatti io a volte li perdo. Ce l'ho di scorta. Quello serve di scorta, non se sono sporchi. Sono sporchi, li pulite. Se poi non c'è voglia di pulirli, quello è un altro discorso. Allora, 17,50 euro le pagate, appunto. La slot serve per ricaricare le cuffie. Ovvero, voi prima gli date una bella caricata perché le trovate totalmente scariche, infatti non si illumineranno un cavolo. Prendete il cavetto in dotazione, molto lungo, corto. USB, basta un adattatore qualsiasi del telefonino o tramite PC, comunque io le carico. Quelle prese che sono lì sono tutte USB, le caricate. O anche con la power bank, va benissimo lo stesso. Caricate per un po', hanno il loro cavetto classico dietro, qua dietro. Mettete questo qua così. Così le caricate. Una volta caricate, io più o meno le ho tenute un bel po' adesso. Devo dire che per 2 o 3 giorni, se non le usate, dipende anche quando le usate. Io le uso in pullman, quando vado in giro le uso comunque abbastanza, non tantissimo, però abbastanza. E devo dire che non, le ho caricate dopo 2 giorni, ma perché diciamo che una delle due si è scaricata prima. Perché allora non le ho usate insieme, però alla sera per sentirmi l'ASMR uso solo la destra, in quanto dormo dal lato sinistro. Quindi diciamo che le ho caricate. Però diciamo che non so precisamente quanto durino.
Allora, cioè, più o meno secondo me è un paio di giorni sicuro. Contate che la slot fa proprio da tipo mini power bank, per farla in maniera molto semplicistica. Nel senso che poi quando voi ovviamente questo qua potete rischiacciarlo, siete a posto, di solito diventa rosso. Qua dietro rimarranno sempre così perché vuol dire che stanno caricando. Quindi loro mentre sono qua dentro comunque rimangono cariche. Quindi se voi le usate, le rimettete qua dentro, rimangono cariche. Quando sono scariche il vostro telefonino ve lo dice. Perché cosa fate? Accendete il Bluetooth del telefonino. Lui le individua, perché quando le togliete dalla slot le vede. E niente, le sincronizzate e loro si associano. Così quando parlate, guardate la musica, cioè quando ascoltate la musica, guardate i video, loro si associano automaticamente. Infatti, se avete due paia, dovete vedere anche quali sono cariche. C'è gente che ne ha più paia. Perché ogni cuffia, cioè ogni paio, ha la sua linea, diciamo di Bluetooth, non so come si può spiegare, ognuno ha un codice. Perché anche se avete le stesse identiche cuffie, faccio l'esempio, mia sorella le abbiamo uguali. Però, come dire, le mie si chiamano in un modo e anche le sue nello stesso identico modo, però hanno due codici diversi. Quindi non ce le possiamo scambiare, cioè nel senso dobbiamo scambiarci, ma dobbiamo riassociarle al Bluetooth del nostro telefonino. Spero che abbiate capito, è un po'. Lo spiegate in una maniera un po' strana, però si capisce. Nel senso che faccio un esempio, queste qua le ho cambiate perché avevano un difetto di fabbrica. Ho dovuto riassociarle al mio dispositivo perché le prime che ho preso, essendo che purtroppo diciamo che i negozi non tengono benissimo le cose in sconto, hanno subito un danno già preesistente. Quindi diciamo che per tipo 17,50 euro cosa possiamo pretendere? Tra l'altro si sentono benissimo, hanno un ottimo audio. Devo dire, io vado in pullman, quindi a Torino altro che ci sono dei rumori atroci, sento benissimo, sento bene le chiamate, il microfono si sente benissimo, la gente mi sente. Ho parlato con il mio ragazzo, con mia madre, ho parlato con qualsiasi persona che mi ha chiamato. Ovviamente non so se posso staccare la chiamata, ma comunque la staccano gli altri, quindi non c'è nessun problema. E poi riparte la musica tranquillamente. Per il resto devo dire, allora, dovrebbero avere, c'è scritto wireless, earphone, più power case, leggo perché non ne so memoria. Hanno il microfono, c'è scritto per 4, carrying power case, quindi per 4. Forse per 4 ricariche sarà indicato. Poi altre cose, auto parking capsules. Allora, io l'inglese non sono un optional, lo dico già. Allora, la frequenza è buona. Dovrebbero durare come autonomia 2 ore e mezzo. Io devo dire che sinceramente durano di più. Ok, non le ho mai usate così tanto, ma devo dire che tempo di ricarica 1 ora. Cosa devo dire? Sono velocissime da ricaricare. Standby time, mamma mia. Cioè, 180 ore. Ora ragioniamo. Quindi penso che nella slot tempistiche. Quindi 180 ore. Teleplay, tele automatica chiamata musica. 2,5 ore. Reaching time, tempo di ricarica 1 ora. No, devo dire che si ricarica abbastanza in fretta, ma l'ho caricato solo una volta, la prima. Mi ci trovo molto bene. In dotazione dentro avete queste e la cosina con la garanzia. Cioè ho tenuto anche lo scontrino perché l'ho acquistata da MediaWorld. Dentro c'è questa scatolina qua con la garanzia e tutto, che non so tirare fuori perché sennò è terribile. Comunque c'è scritto auricolare Bluetooth stereo senza fili con custode di ricarica. Infatti io non lo sapevo perché per il prezzo non mi immaginavo che la custode facesse da ricarica, tipo mini power bank per spiegarci. Quindi sono molto contenta e soddisfatta. Diciamo che purtroppo le altre hanno avuto un errore di fabbrica che sarebbe questo. Ovvero qua hanno due pirulini che adesso si stanno illuminando, però qua hanno due pirulini, vedete i due buchini. L'altro praticamente aveva un errore che ce n'era solo uno, quindi una delle due cuffie non si sarebbe mai ricaricata. Anche se la prima ricarica l'ha fatta. Poi cosa è successo? Il pirlino è entrato dentro la cuffia. Quindi è un errore che ho avuto di origine già originaria di fabbrica, suppongo. Me l'hanno cambiato comunque facilmente, le ho prese perché le prime le avevo prese il 30 dicembre. Le seconde le ho cambiate un paio di giorni fa, però non mi hanno fatto nessun problema. Anche perché appunto si chiamano Music Sound. Sì, Music Sound. La marca. Beh, dice è compatibile col Bluetooth, grazie. E niente, cavo USB. La custodia consente di ricaricare entrambi gli auricolari fino a 4 volte.
per un totale di 10 ore di riproduzione musicale. Infatti, gioia. Insomma, strano perché è una vita che non le ricarico. Vedi? Volere sapere, basta leggere. E si fa prima. Ma comunque, una buona frequenza, sensibilità, devo dire che comunque non sono cuffie da 60-80 euro, però devo dire che io per 17 euro 50 le consiglio. Le trovate in tutti i media world, sono scontate, le trovate nel cestino, ci sono anche nere, ma penso che costino un po' di più, è un altro modello bianche che costano 19,90. Io per queste mi sono trovata benissimo, sarebbero queste qua. Faccio vedere la dimensione, io ho la mano piccola, ma non sono tanto grandi. Cioè sono veramente piccoline, vedete, con la tasca del giubbotto. Non sono waterproof, ma c'è gente che è fissata a questa storia delle cuffie a prova d'acqua, a me non me ne posso fregare di meno. Ripeto, sono comode, si sente benissimo l'audio, si sente benissimo. Io l'ho provata quando ascolto Netflix anche, o durante le chiamate, non si tolgono dalle orecchie, ripeto. È una cosa che apprezzo molto delle cuffie, che ci sono alcune cuffie che cadono dalle orecchie, invece essendo Bluetooth, non avendo comunque i gommini, devo dire, a parte la destra e la sinistra, che alcune... E tutto, a mia sorella anche era restia su questo fatto, gli ho detto guarda, provale perché ti posso assicurare che per spendere 60 euro ho la cervical jeugio, non dovrei farlo questo movimento. Sono ottime perché mi ci trovo veramente bene, mentre non stanno funzionando. Io ovviamente per parlare devo tenerle solo un pochettino così, ma l'altra volta ho scoperto che l'auricolare era tipo così, ma si sentiva lo stesso. Io le tengo solo strette perché ho paura che cadendo si possano rompere, però non fatele cadere comunque. Queste non hanno ovviamente i gommini, le avrei preferite con i gommini ma costavano un po' di più e nel mio Media World non c'erano. Però sono comunque soddisfatta di tutto, anche perché comunque le altre erano a forma di saponetta e costavano 19,90 ed erano nere con i gommini. Però devo dire che queste sono più facili da portare in giro perché alla fine sono nella scatolina. Io le tengo anche qua, perché le uso di sera, le metto proprio qua a caricare, dove c'è la power bank. Ce la posso fare perché ha specchio sul telefono, eccolo qua, lì. Sinceramente queste è solo una piccola precisazione. Le recensioni si fanno al chiuso per il semplice fatto che se io avessi dovuto fare questa recensione all'aperto nella mia strada, che è periferia di Torino, penso che mi avrebbero urlato dietro 400.000 persone e tra l'altro con la mia mascherina becco d'anatra penso che sarei morta asfissiata dopo 5 minuti. Perché le recensioni, io parlo anche veloce, le recensioni si fanno al chiuso, non si fanno all'aperto. Lo dico per persone che magari le fanno all'aperto. So che le cuffie si usano all'aperto, io le uso anche in casa. Non ha nessun senso fare una recensione che non sia in un cantiere, che non sia inerente. Se volete fare la recensione di un martello pneumatico, ho dovuto fare la recensione di un ombrello, allora la fate fuori fuori. Ma non trovo l'esigenza di fare una recensione fuori in strada con il casino. Già io odio che il mio letto si muova perché non ho ancora un sostegno per che sia degno del letto, ma sinceramente fare una recensione dove vedete questa cosa qua e che sentite ambulanze, treni, autobus sotto la pioggia, o io che mi metto con la mascherina davanti e parlo così, non penso sia molto utile. Tra l'altro, non è inutile che la gente sotto nei video mi scriva: complimenti, bellissima recensione. Io voglio sapere se le cuffie vi piacciono, se la recensione l'ho fatta bene, se avete delle cuffie migliori. Se mi scrivete sotto nei commenti, bellissima recensione, non mi dimostrate che avete visto il video. Mi dimostrate solo che mi state leccando il culo. Detto sinceramente. Quindi, se volete, avete visto il video fino alla fine o tutto, sinceramente mi fa piacere sapere se per voi le cuffie buone si possono comprare anche senza spendere 40, 50, 300 euro. Per me sì. Secondo me delle buone cuffie si possono prendere anche senza spendere una barca di soldi. Detto questo, grazie Tecnogigi per avermi ispirato a questo video. Prossima volta falla a casa la recensione che è meglio. Anche perché comunque è una persona che io seguo, ovviamente sto scherzando ironicamente, non ce l'ho con lui. Semplicemente lo scherzo perché lui fa sempre le recensioni su prodotti tecnologici all'aperto. Quindi è ovviamente una cosa ironica. Quindi se volete andate a vedere il suo video sulla recensione delle cuffie per capire appunto qual è la mia battuta ironica, ovviamente. Non vuole essere dissing o qualsiasi altra cosa di questo tipo, semplicemente per far ridere. Infatti sotto troverete il suo link con l'accensione delle sue cuffie, che appunto erano più o meno quelle che volevo prendere io, solo che non costavano 40 euro, le mie costavano 19,90, quelle che volevo prendere. Per l'appunto io penso che si possa benissimo avere delle cose buone a prezzi comunque modici, senza per forza spendere tanti soldi, perché sì, per me 40 euro per un paio di cuffie sono tante, 17,50 già per me sono tante, perché io compro le cuffie, cioè tipo 20 euro per me erano già tanti, 17,50 è stato il compromesso.
Perché io ho tantissime cuffie che uso in giro, non ci ho mai speso più di 10 euro. Quindi per me è stato un investimento. Io purtroppo sono per l'idea che spendere tanto per una cosa che comunque ti porti in giro e ci ascolti la musica, non me la sentirei portarmi 305 o anche 100 euro in giro di cuffie. Perché se cadono per terra o mi cadono in un tombino, poi voglio vedere cosa fate. Ognuno è libero di spendere i soldi come meglio crede. Magari li usa per lavoro, magari gli piace, magari se lo può permettere. Io non me lo posso permettere e non mi sento di permettermi delle cuffie, scusate le campane, che costino care. Quindi per me è il giusto prezzo. Hanno, per il prezzo che hanno, anzi, mi sono meravigliata del suono che hanno. Sono contentissima. Fine. Questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate della mia recensione. E niente, se avete anche voi delle cuffie Bluetooth, ditemi quelle che avete. Ciao!